lui non è mai cambiato. Anzi, sì, a 77 anni, dopo ormai uno di pontificato, sembra avere 10 anni di meno quando passava tra la sua amata gente di Buenos Aires come uno del popolo. Elisabetta Piquet, corrispondente in Italia del quotidiano argentino La Nación, racconta nel suo ultimo libro la storia del cardinale divenuto papa quando, per via dell'età, aveva già organizzato la sua pensione. Il libro, come recita il titolo, racconta la vita del cardinale Bergoglio e i primi mesi di Papa Francesco, ma soprattutto cerca di spiegarne la rivoluzione. Non ho avuto dubbi dall'inizio, da quando l'abbiamo visto uscire dal balcone centrale della Basilica di San Pietro la sera del 13 marzo, che cominciava una rivoluzione. Primo Francesco, primo Papa che sceglie di chiamarsi come il Santo d'Assisi, il Santo che si spoglia di tutta la sua ricchezza per stare con i lebbrosi. Il buonasera, ma soprattutto la cosa che credo che a me anche ha fatto capire qua comincia la rivoluzione, che prima della benedizione Urbi et Orbi lui si inclinasse e chiedesse alla gente che c'era qua, anzi arrivava più in là in via della conciliazione, chiedesse: pregate a lui, perché pregate perché lui mi benedica. Il libro è ricco di aneddoti, tutti perfettamente in linea con l'uomo che, prima di sognare una chiesa universale povera e per i poveri, l'aveva servita per decenni nella sua terra. Fin da quando, ricorda la Piquet, giovane rettore del collegio gesuita di Buenos Aires, realizzava i sogni dei ragazzi poveri dei barrios. Lui non era il rettore rinchiuso nel suo ufficio, lui amava infangarsi le scarpe, uscire, aiutare tutta questa gente di questi barrios, e non solo organizzava per questi ragazzini la catechesi, ovviamente molti hanno preso con lui la prima comunione, e non solo organizzava le partite di calcio, ma molti mi hanno raccontato questa cosa: grazie al padre Jorge noi abbiamo conosciuto il mare. Una gran parte della rivoluzione di Papa Francesco la giocano le perle di Santa Marta, come la giornalista italo-argentina definisce le sue omelie del mattino. Parole affilate e profonde di un leader che, afferma, ha riempito un vuoto anche nel mondo. Un leader che ha il coraggio di cambiare cose che qua andavano cambiate, qua dico in Vaticano, ma che ha anche il coraggio di denunciare cose che magari non venivano denunciate, ineguaglianze sociali, economiche, e la mancanza di rispetto per gli anziani ma anche per i giovani, la cultura dello scarto, e che parla della necessità di cultura del dialogo e dell'incontro, che anche vediamo che è una cosa che manca in questo mondo.